Innovazione e digitalizzazione sono fondamentali in un'azienda che fa protezione e sicurezza come Multiprotection. Sì, diciamo che per chi fa sicurezza e deve garantire appunto, come nel nostro caso, nel settore trasporti, che la merce possa viaggiare in totale sicurezza senza subire furti o comunque danneggiamenti, per noi è assolutamente fondamentale essere innovativi, essere tecnologici e guardare sempre un passo in là, perché chi fa il mestiere del ladro poi alla fine cerca sempre di implementare nuove strumentazioni anche tecnologiche, per poter riuscire poi a portare a termine i propri scopi. Ma più nel dettaglio, quali sono le cose che utilizzate che riguardano l'innovazione, intelligenze artificiali, algoritmi, internet delle cose? Okay. La nostra mission è quella un domani di arrivare a fare sicurezza predittiva. Oggi ci limitiamo, per così dire, a fare prevenzione, ma sia oggi ma soprattutto in un futuro non sarà più sufficiente. Di conseguenza ci piacerebbe, e lo stiamo già facendo implementando i nostri sistemi, le nostre infrastrutture, arrivare a fare sicurezza predittiva. Collaborate con TT Tecnosistemi, in particolare cosa state facendo? Grazie a Tecnosistemi abbiamo di recente aggiornato la nostra infrastruttura IT, perché gestiamo veramente un'enorme mole di dati, e sicuramente poi ci saranno altre possibilità di collaborazione in futuro, perché i progetti sono molti ma sono ancora in una fase embrionale, e quindi c'è tempo per parlarne. Comunque innovazione anche dal punto di vista IT per noi è fondamentale. E i prossimi obiettivi per il futuro che vi ponete quali sono? Oltre a, appunto, come dicevo prima, a trasformare il nostro approccio da preventivo a predittivo, ci sono diversi progetti in atto, alcuni anche legati al discorso legato all'ecologia. Tante nostre soluzioni riguardano la sicurezza, ma riguardano anche l'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito trasporti, e questo porterà le aziende di trasporto, soprattutto durante le fasi di sosta lunga, per esempio durante il fine settimana, a poter avere tutta una serie di servizi a bordo del mezzo a mezzo spento, con un conseguente risparmio di gasolio e con un conseguente poi vantaggio per il nostro pianeta sostanzialmente. Dunque grande attenzione anche alla sostenibilità. È uno dei nostri obiettivi, quindi non solo fare business, non solo innovazione, non solo tecnologia e sicurezza, ma anche un occhio all'ecosostenibilità non fa mai male, insomma.